perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Ragazzi, dopo appena 5 minuti di gameplay del nuovo gioco ho notato un fatto molto curioso che mi ha fatto davvero riflettere e che mi ha davvero incuriosito, ragazzi. In questo video che ho creato io potete vedere come a lato della casa del personaggio ci sia un garage con una macchina che a quanto pare non è una macchina qualunque, perché secondo testuali parole riportate dal gioco quella è la macchina del padre che la madre utilizza in caso di bisogno. Ora, se questa affermazione può essere, diciamo, particolare o comunque magari non molto indicativa in generale, è interessante notare come comunque il nostro personaggio si sia trasferito recentemente da Kanto, e il che vuol dire che molto probabilmente il padre si trova ad Alola e che evidentemente è sconosciuto, fra virgolette, perché parliamone, non è che la madre prende la macchina del padre trasferendosi ad Alola lasciandola al padre senza macchina. È ovvio, dato questo box di dialogo, che il padre si è trasferito insieme alla famiglia recentemente nella regione di Alola e che però non sembra essere all'interno della casa. Quindi, che cosa può essere successo? È forse questo solo un errore di logica di Game Freak? O magari nasconde qualcosa di più? Magari il padre del giocatore è un padre, fra tante virgolette, segreto? Un padre che non conosciamo e che si trova effettivamente all'interno della regione? Ci sono un sacco di personaggi che in realtà vengono da Kanto, che comunque hanno viaggiato a Kanto. C'è ad esempio Kukui, per dirne uno, che sembra avere un rapporto abbastanza particolare con la madre del giocatore. Ora ovviamente non sono qui a dire che Kukui è il padre del giocatore, ma sicuramente questo dato qui, questa immagine qui e questa parte di gioco è molto curiosa, perché potrebbe effettivamente darci alcuni spunti di riflessione su chi potrebbe essere il padre del giocatore. Molto probabilmente questo box di dialogo è semplicemente un easter egg e Game Freak non ha nemmeno pensato a un padre del giocatore. Però ho trovato la cosa davvero curiosa e mi sembrava molto interessante fare un video a riguardo. Voi ragazzi, che cosa ne pensate? Credete che il giocatore abbia un padre o pensate come me che semplicemente Game Freak abbia voluto fare la burlona con questo box di dialogo? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un'iscrizione al canale e soprattutto un mi piace al video stesso. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e per ricevere contenuti esclusivi, in particolare ragazzi da Instagram, mi raccomando, anche perché su Instagram cercherò di pubblicare piccoli spezzoni della mia avventura proprio su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Inoltre vi invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.